questo paese, la nostra regione, questo paese secondo me è di tutto patrimonio dell'umanità, quindi dentro un contenitore non solo vino che chiaramente è rappresentato, rappresenta ufficialmente il patrimonio dell'umanità, ma credo che appunto sono particolarmente onorato perché questo credo molto in questo protocollo con appunto questa piattaforma europea, ma credo internazionale, questo è l'appoggio che faccio a questa iniziativa, FICO, proprio perché negli ultimi anni credo che si comincia a intravedere sempre di più qual è il valore del patrimonio culturale che rappresenta anche appunto il cibo, l'arte, la cultura, l'architettura, quindi è un tutt'uno. E sempre di più il consumatore, la gente, quindi i cittadini del mondo si rendono conto che l'arte, la cultura, il cibo è un tutt'uno. Quindi qui oggi credo che siamo, io lo dico come sindaco di questa città, di cui sono onorato e così molto sempre umilmente rappresentante, perché credo che essere sindaco di una città come questa è una, così, un impegno che a volte mi chiedo anche, no, se sono all'altezza, vi dico molto sinceramente, perché credo che la storia che rappresenta questa città è una storia importante. Saluto il sindaco, e tutti i segretini, il rappresentante di FICO e tutti gli altri, proprio perché credo che sia un momento particolarmente importante, un periodo storico particolare. Io lo dico come sindaco, dicevo, ma anche come sono anche imprenditore del mondo del settore agroalimentare, proprio nel biologico, in un settore dove oggi ha un emerge sempre più questa esigenza di essere il mondo, quel mondo che fa parte del settore primario, che sempre negli ultimi decenni un po' ha messo da parte, oggi torna al centro dell'attenzione. Torna al centro dell'attenzione giustamente, e sempre più tutti quanti, tutti gli operatori del settore, quindi dalla distribuzione, dai trasformatori, hanno capito che dobbiamo valorizzare questo patrimonio che abbiamo, che stamattina con le note della musica, i cantanti, i lirici che hanno eseguito questi pezzi ci hanno fatto una suggestione, una particolare emozione, anche come diceva lei, assessore. Quindi ecco, io chiaramente lascio la parola ai tecnici, a chi ha elaborato questo.